Buongiorno a tutti, io sono Giovanni Lanzone, mi occupo di design e questo significa che non mi occupo solo di lavorare sugli oggetti, la loro forma e la loro funzionalità, ma anche di lavorare sul loro senso, cioè su quel che in qualche modo gli oggetti disvelano o fanno immaginare. E allora volevo portarvi per qualche minuto a ragionare sul sogno dei droni, magari se diamo via ad una prima diapositiva di quelle che ho portato per farvi in qualche modo vedere il mondo da cui il drone deriva. Il drone deriva dal sogno degli uomini di abbandonare la Terra. Certo, voi direte ci sono gli aerei hanno già fatto questa cosa, ma gli aerei sono qualcosa di differente. Gli aerei sono il modo di scorciare le distanze, di rendere più piccolo il mondo, di andare più veloci in un posto. No, il drone è proprio l'idea di lavorare su abbandonare il sogno di abbandonare una terra congestionata e una terra in qualche modo derelitta. Naturalmente questo sogno è stato pensato con l'idea di volare, con l'idea della macchina volante. Quella che avete visto prima è l'immagine, di una serie di Hanna-Barbera molto fortunata degli anni 50, sono, i pronipoti, ma non è l'unica idea di, come ha pensato l'uomo. All'inizio si parlava della fantascienza degli anni 50, non è l'unica idea di come si è pensato di abbandonare la Terra. Nella prossima immagine vediamo un film molto interessante, Jean-Luc Besson, come dire, il quinto elemento, ed è una storia tutta girata in una città futuribile in cui si muovono taxi e macchine volanti. Andiamo ancora avanti, abbiamo forse il più bello degli esempi di lavoro su questa idea della macchina volante, che è il lavoro di Jean Giraud, Moebius, che è morto 2 anni fa, sfortunatamente, uno dei più grandi disegnatori della storia della fantascienza. Se vediamo la prossima immagine, questo invece è un progetto reale. Questo è il progetto di Mark Newson, è stato presentato alla Fondazione Cartier nel 2004, nel gennaio del 2004. Vedete come tante volte si considera che questo sogno si sia realizzato. Ebbene, il sogno di volare, il sogno degli uomini di realizzare una macchina che vola, invece non si è realizzato. Se ne parla ogni 4-5 anni, lo si dà per scontato, lo si dà per vicino ad essere realizzato e invece non si realizza. Gli scenari certe volte fanno degli interessanti detour perché si avverano, ma in un modo del tutto diverso da quello che gli uomini immaginano. Allora, il progetto della macchina che vola non si è realizzata, benché questo di Mark Newson sia un progetto prototipo molto vicino alla realtà, è un progetto prototipo funzionante, altri ne sono usciti, il Corriere di questi giorni ne ha fatto vedere un altro di produzione cecoslovacca, ma questo sogno non si è realizzato e invece si è realizzato il sogno degli oggetti che si muovono, il sogno degli oggetti che volano. E questo per l'appunto sono i droni. Uno scenario di liberazione, diciamo, dalla fatica della terra che viene realizzato attraverso una pratica industriale che muove gli oggetti invece di muovere le persone. Questo è il tema interessante che è stato già tante volte discusso qua. Le applicazioni, il futuro, la possibilità di dare a queste macchine un cervello sempre più intenso, utilizzandolo fuori dalle macchine e mettendolo nel cloud. Io vi voglio far vedere ancora una cosa che è, come dire, quali sono i possibili utilizzi. Cioè, ecco, questo è uno dei possibili utilizzi. È un'immagine molto forte. È DHL che pensa di lavorare trasportando pacchi. È un pensiero anche delle poste tedesche. L'idea di muovere gli oggetti attraverso. Qui siamo a cavallo tra le cose che sono state già fatte vedere, cioè tra gli oggetti o i pensieri funzionali c'è anche quello di muovere realmente gli oggetti. Ma vediamo alla penultima immagine che ho preparato per voi. Qui si tratta di decidere come si può ragionare sulle cose a venire. Allora, le cose a venire sono in qualche modo legate a tre campi, a tre grandi campi. I tre grandi campi sono il primo campo,
come abbiamo già visto, quello degli oggetti. Il secondo campo, quello delle funzioni, e le funzioni sono illuminare, documentare, giocare e purtroppo uccidere. Gli oggetti sono i pacchi, i ricambi, perché non le medicine in un ospedale, tutto quello che ha, come dire, uno spazio grande dimensione in cui essere movimentato, può essere movimentato attraverso questo apparecchio. Poi ci sono le funzioni, illuminare, documentare, e qui abbiamo già visto un esempio di lavoro con la protezione civile sulla documentazione degli spazi e delle aree, giocare, e abbiamo anche qui avuto molti esempi per cui possiamo concretamente pensare che ci sarà un gioco di Natale, come un tempo si cercavano i robot, adesso si cercheranno i droni per fare un regalo di Natale intelligente, e purtroppo anche uccidere. I droni sono nati in campo militare, sono una macchina da guerra formidabile. Come dire, quando vengono associate all'impronta biologica delle persone, sono dei killer di straordinaria precisione. Questo, come dire, è un tema. Allora, abbiamo due grandi campi: la movimentazione degli oggetti, abbiamo le funzioni, e le funzioni sono tanti, vanno dalla sicurezza alla protezione civile, al divertimento, alla guerra. E infine c'è un ultimo utilizzo che voglio farvi vedere perché è molto interessante e viene evidenziato nella prossima immagine, ed è l'utilizzo dei droni come simboli. Allora, questa è la famosa partita Serbia-Albania, la qualificazione per Euro 2016, quando gli albanesi hanno fatto scendere sul campo una bandiera della grande Albania che ha scatenato una rissa formidabile. Questo è l'uso simbolico, cioè i droni possono essere veicoli di simboli, e naturalmente quando si dice che possono essere veicoli di simboli, possono essere veicoli di comunicazione, possono trasferire contenuti, e anche qui con una relativa differenza da alcuni film che facevano in qualche modo vedere la pubblicità ferma mentre gli uomini passavano davanti. La possibilità si accendeva quando gli uomini la percorrevano. In questo scenario invece sono i droni che portano la pubblicità, la voce, l'immagine, le bandiere, dove queste debbono andare. Allora, questi tre utilizzi mi sembrano sintetizzare un po' i temi che abbiamo di fronte. Movimentazione delle merci, dei materiali e dei pacchi, funzioni, illuminare, scoprire, analizzare, giocare, e anche un utilizzo che può essere pensato come un utilizzo simbolico, per cui i droni vengono utilizzati come forma di comunicazione. In questo caso sono stati usati per accendere la passione e per accendere anche lo scontro, possono essere usati anche per comunicare da persona a persona, perché in qualche modo con gli strumenti identificativi che abbiamo possono individuare la persona giusta per il messaggio giusto. Questa grande versatilità dei droni li rende uno strumento molto interessante per il futuro, uno strumento su cui tutti insieme dobbiamo lavorare, sperando che, come dire, le prospettive di pace, le prospettive di costruzione, le prospettive, le funzioni utili possano in qualche modo sovravanzare le funzioni rischiose, pericolose o addirittura dannose. Questo vale per tutte le tecnologie. Non c'è storia nelle tecnologie, le tecnologie seguono i sogni degli uomini, e in questo caso il sogno è quello di abbandonare una terra congestionata e di lavorare nel più grande spazio libero che c'è a disposizione, che è l'aria. I droni servono a questo.